Buonasera Ada Tringali. Buonasera. Responsabile della sede augustana LILT. Sì, della delegazione di LILT, sezione provinciale di Siracusa, con delegazione appunto ad Augusta. La LILT è Lega Italiana per la lotta contro il cancro. Esatto, contro i tumori. Lotta contro i tumori. L'acrostico è questo, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che opera con le diverse sezioni provinciali su tutto il territorio nazionale. E Siracusa, appunto, che è la nostra madre, ha allestito altri 200 centri nella provincia di Siracusa e con Augusta arriviamo a completare il cerchio, diciamo, a chiudere il cerchio. Noi siamo l'area nord, la neonata sezione che è in fase di crescita e di sviluppo. In crescita proprio nella nostra cittadina, da quanto tempo siete qui? Allora, noi siamo partiti da marzo, diciamo, con la campagna Pro LILT Augusta e a metà giugno abbiamo aperto la nostra sede amministrativa, che è sita in via Capitaneria 26, sotto San Domenico. È una prima sede provvisoria, perché la LILT opera nel territorio attraverso un ambulatorio che è la cui sede madre, appunto, a Siracusa, dove si effettuano esami di prevenzione oncologica. Abbiamo aperto una cellula qui ad Augusta, dove possiamo fare informazione, divulgazione, ma anche la campagna tesseramenti, perché per usufruire dei servizi di LILT bisogna associarsi attraverso una tessera che è annuale e costa solo 10 euro. La tessera associativa. Questa tessera comprende le analisi, permette di accedere ai servizi e appunto alle prestazioni ambulatoriali, che hanno un costo, un contributo fisso, che è un contributo, diciamo, minimo, perché è una prestazione che noi diamo a prezzo di costo. Questo lavoro perché? Questo lavoro per prevenire i tumori, per diffondere sempre più la cultura della prevenzione, perché arrivare prima significa vivere. Quello che è il nostro obiettivo è quello di allestire un ambulatorio qui ad Augusta, che avrà una sua indipendenza, una sua autonomia rispetto ovviamente a quello di Siracusa, che è la città madre, ma tante persone vanno a Siracusa ad effettuare gli esami e noi vogliamo dare questa possibilità agli augustani di non spostarsi dalla loro città e di poter usufruire degli stessi servizi qui ad Augusta. Quindi grazie Ada per questi, ci auguriamo che questi progetti vadano in porto presto, guarda, io penso che in autunno saremo già operativi con l'ambulatorio. Abbiamo già individuato i locali e ci stiamo attrezzando per l'allestimento delle attrezzature e di tutto quello che serve. Comunque aspettiamo tutti e chi vuole essere interessato ad avere informazioni sulla LILT nella nostra sede. Siamo aperti tutti i giorni, abbiamo un servizio di informazione di front office tutte le mattine dalle 9 alle 12 e i pomeriggi del martedì e del giovedì dalle 16 alle 19. Grazie ancora. Grazie a voi.